Così l'immondizia sparisce dalle strade e i giornali gridano al miracolo: battimani per l'imperatore. Ma dove è finita la monnezza? Ha fatto un po' di giri prima di andare sempre nelle buche, quelle vecchie e quelle nuove. Il famoso gioco delle tre carte, o delle tre buche, se volete. Stamattina Rai 3 ha detto che stanotte è stata aperta la discarica di Chiaiano e che il dottor Bertolaso, che è indagato per traffico illecito di rifiuti e truffa ai danni dello Stato, ha rispettato i programmi. L'annuncio dell'apertura della discarica di Chiaiano è stato dato 10 volte in un anno. Come fanno a dire che ha rispettato i programmi? L'altra notizia ignobile che hanno dato è che il tutto è avvenuto in perfetta tranquillità, perché le istituzioni hanno fatto opera di convincimento verso gli abitanti. Cosa hanno pacificato? Questa è una cosa ignobile, è un'offesa. Del resto noi siamo qui, siamo pacificati. Che cosa vogliono dire con questa pacificazione? Poi del resto si hanno pacificati. Che significato ha questo spiegamento di forze, ma anche se stessimo in Afghanistan? Contro la camorra non è mai stato dato, mai! Malediremo per sempre i responsabili di tutto questo, perché stiamo difendendo la salute dei nostri figli! Siano maledetti! Ogni storia c'è un finale, ma non sempre un finale bello. La nostra storia finisce qui o forse è solo iniziata, perché il signore, quello che sembra un venditore delle padelle, ci ha preso gusto, vuole ripetere in tutto il paese quello che ha fatto in quella regione. Dice che c'è una nuova emergenza, più emergenza di tutte. È la crisi economica e che di fronte alla crisi economica lo Stato c'è, che deve attivare la pompa dell'economia, che deve dare appalti ai gruppi finanziari più importanti e lavoro alla gente. E quanti dei poveracci, dei disoccupati, dei non ce la faccio ad arrivare alla fine del mese, in fondo non gli darebbe ragione. L'importante è non mettere mai in discussione la qualità e la tipologia degli interventi che lo Stato ha deciso. L'importante è non immaginare che ce ne possano essere degli altri, più equi, più intelligenti, più moderni, anche dal punto di vista dell'economia. Allora bisogna costruire non solo case e palazzi, ma più inceneritori, costruire centrali nucleari, più ponti, dighe, autostrade, superferrovie che avanzano dappertutto, coi carabinieri in prima fila, le ruspe dietro e gli affaristi nelle retrovie a contare i soldi. Grazie signor Presidente, grazie a voi tutti per essere qui oggi. È un momento per noi importante, un momento significativo che aspettavamo da tempo. Abbiamo aperto in modo tranquillo e sereno la discarica di Chiaiano dopo tante polemiche e tanti contrasti. Grazie al Presidente del Consiglio e grazie a Gianni Letta, ma per quello che mi riguarda soprattutto perché mi hanno permesso di mettere in pratica quello che da tempo sapevamo che si doveva realizzare per uscire e risolvere questo problema.
Il termovalorizzatore di Acerra è il più grande termovalorizzatore che sia stato mai costruito nel centro-sud del nostro paese. È un impianto estremamente moderno che brucia i rifiuti, che produce quindi l'energia termica, significa anche abbattere drasticamente i costi. Once people build a burner that requires the garbage, A, they think the problem is solved, and secondly, in order to pay off the funding, they have to keep feeding it. That's why we did not want to go in that direction. Acerra garantisce un numero di discariche sempre meno necessario rispetto al passato. Un inceneritore non è l'alternativa, anzi produce discariche più pericolose, perché alla fine quello che viene prodotto da un inceneritore bruciando migliaia di tonnellate di rifiuti sono ceneri, ma ancora più tossiche, che vanno a finire in discarica. E oltretutto non si brucia tal quale in questo impianto, sebbene la legge ci autorizzi a farlo. I gestori degli impianti con le loro azioni hanno permesso di bruciare qualsiasi tipo di rifiuto, insomma, sempre dalle, quello che è uscito, che è emerso dai verbali di indagine. Questa cosa è stata fatta frequentemente, era proprio un modus operandi, gli inceneritori funzionano così, questo CDR famoso in Italia non esiste, noi bruciamo i rifiuti, cioè per quelle cose che Acerra andrà a bruciare quando andrà in funzione l'inceneritore, noi diciamo il noi ci ha costruito tutto un impianto accusatorio. Qualcuno ha detto che ci pagavano i camorristi perché non volevamo gli inceneritori che avrebbero permesso la chiusura delle discariche. A 8 anni, 9 anni di distanza ci accorgiamo che le discariche stanno tutte là, in più che gli inceneritori, in mano ai camorristi, esattamente quello che noi denunciavamo.